una parola difficilissima, però dal momento che è giusto conoscere un po' i termini, perché se tu investi in borsa, se investi con le materie prime, se investi come facciamo noi, è una parola che ha il suo bel significato. Yes. Allora ti chiedo di dirmi in 2 secondi e mezzo che cos'è il drawdown. È un forte ritracciamento dei prezzi, cioè io voglio andare su, ad un certo punto invece di andare subito su i prezzi hanno un ritracciamento verso il basso, cioè non è una perdita, non è una perdita, o meglio finché io sono nell'investimento, sì, l'investimento non è che io compro a 10 per arrivare a 20 magari, e lui va dritto da 10 a 20, non è no, lui fa magari fa 11, 12, 10, 9, 8, e poi 9, risale. 10 e poi risale. Yes. Questi movimenti contrari, il bello della diretta è che passano anche le macchine, ma sì, noi, ma noi andiamo avanti. Andiamo avanti. Del resto qua, questo è Lanciano, è Lanciano. Passano anche le macchine. Beh, siamo nel centro storico. Centro storico. Esatto. Ah, fanno passare le macchine. Sì, sì, qui siamo evoluti. Quindi comunque è una cosa importante da sapere, perché se io faccio un investimento e ho delle regole esatte per definire il mio obiettivo di guadagno e ho il mio stop loss per proteggermi dal rischio, il drawdown non mi deve spaventare. Non esistono successi senza sudori. Voglio, per me il sudore è il drawdown. No pain, no gain. Nel senso che può andare in target, però prima di andare in target ci sono questi movimenti. Questi ritracciamenti. Comunque è stata la definizione tua, ti ho detto 2 secondi, tu hai fatto 2 secondi e mezzo. Grazie, io ci ho provato. Grande Mario, grande Max. Drawdown.